Ma buongiorno Stefano Timolina, in macchina come sempre, e stavo facendo quest'altra ennesima riflessione, perché parlando con le persone poi il cervello no, mi gira sempre, no? E sul fatto che, ragazzi, prendete come consiglio, non ascoltate gli altri, fate quello che sognate di fare, fate quello che sentite di fare, ma fatelo, non pensatelo, perché se lo pensate non succede un cazzo, ma dovete mettervi in azione e quindi non dovete aver paura di cosa pensano gli altri, sempre ovviamente quello che andate a fare sia nel rispetto di tutti, è ovvio, ma dovete aver paura solamente di una cosa, di voi stessi, di non farvi, dovete avere la paura anche di non farvi influenzare dagli altri. È molto più facile bloccarsi, eccetera. Perché? Perché uno dice: no, mi ha detto così, no, aspetta, ho paura. Molto spesso il termine è: ma Timolina, ma io ho paura. Ma perché io non ce l'ho? Tutti hanno la paura quando devono fare una cosa. Ma il concetto è che mentre comincia a farla poi la cosa, comincia a smettere di aver paura. Quando andavamo in bicicletta, i primi giorni ci siamo volati per terra. Avevi cazzo paura di togliere le rotelline? Sì, ma poi quando hai cominciato a fare, la paura è venuta meno, quindi i tre punti sono: non dovete aver paura, ce l'abbiamo tutti, non esiste chi ha paura e chi non ha paura, tutti abbiamo paura, solamente che la differenza arriva se uno comincia a fare. E l'altra cosa è non ascoltare, porco cazzo, gli altri che cercano sempre di deprimervi, ma invece fate, buttatevi e abbiate paura di voi stessi se vi fate influenzare dagli altri. Sono stato chiaro? Ragazzi, buona giornata, buon weekend e buona Pasqua. Ciao ragazzi!